Ciao a tutti, grazie per essere iscritti al canale. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina e mettete il like. Oggi siamo arrivati alla terza parte dell'assolo di Jimi Hendrix, che ha fatto live coi denti sulla canzone Hey Joe. Ovviamente è impossibile farlo come lui perché riesce a sfumare bene tutta la linea melodica negli accordi. In maniera perfetta e ad altissima velocità, e se l'assolo viene rallentato con i programmi col PC, si sente proprio una linea melodica perfetta e sfumata che solo le sue mani sanno fare, o le mani di qualche grande. Io vi do le tracce, diciamo, ho cercato di scheletrizzarlo e ve lo farò. Vi farò vedere cosa fa in sé, cosa fa, però ovviamente come lui non si può farlo. Ma almeno abbiamo una traccia per partiamo da un punto, insomma. Approfitto di questo video per dire che sarebbe veramente stupendo vedere qualche collaborazione tra, per esempio, Vasco Rossi, Brian May, collaborazioni che nella storia non ci sono mai state. Oppure qualche collaborazione tra, per esempio, Dodi Battaglia e Andrea Braido, due grandi. Sarebbe veramente fantastico vedere queste collaborazioni tra, o anche altri magari. Io avevo in mente questi personaggi, vedere questi grandi magari uniti che fanno qualche lavoro insieme. Sarebbe veramente stupendo. Un'altra cosa importante, una persona mi ha chiesto come fare perché ha in difficoltà nel fare i bending, le alzate, perché gli fa male le dita. Allora, i trucchi base sono o montare corde più morbide, non so, invece di 10, 9, magari 8, 7, oppure c'è il trucchetto della chitarra a scala corta, oppure c'è il trucchetto dell'abbassare la cordatura di mezzo tono come fa Slash, però là avete il problema di trovare le basi, quindi dovete farvele le basi. Il trucchetto più, secondo me, più furbo è abbassare la cordatura di un tono e spostare tutto l'assolo o la linea melodica, il brano, due tasti più di qua. Spero aver detto giusto, perché farlo magari ti viene spontaneo, però dirlo magari come gli assoli, farli magari una cosa, spiegargli, fargli una cosa, spiegargli un'altra. Ecco, il trucchetto è abbassare di un tono la cordatura, per esempio invece di Mi, la prima corda, farla diventare Re. Ovviamente è meglio che le corde siano un po' dure perché facendo un'operazione del genere diventano molto morbide. Ma dopo magari è questione di esperimenti, poi ci sarà il ponte da regolare, ma è questione di esperimenti, provare e riprovare, finché non si trova magari la soluzione ideale. Ecco, abbassare la cordatura e spostarsi di due tasti in qua, così verso il corpo della chitarra, il pickup, ecco, ponte. Allora, come ho detto nei video precedenti, l'assolo si sviluppa in questo giro di accordi ripetuto quattro volte. Stiamo parlando dell'assolo, magari nei prossimi tutorial vedremo anche l'intro e tanti altri brani di Jimi Hendrix. Io ci tenevo a farvi vedere l'assolo perché più assoli imparate, più improvvisate meglio su qualsiasi base. Allora, Jimmy parte così. Allora, riepiloghiamo. Qui scende così. Poi tutto questo, scusate l'errorino, ma si sviluppa in questo giro. E poi
Quando parte il secondo accordo del secondo giro, Jimmy inizia a fare così. 6 volte. Poi c'è questa parte che segna l'inizio del terzo giro. Quindi ecco, qui si svolge la prima parte che abbiamo fatto, poi la parte ripetuta 6 volte parte da qui, e poi si entra nella terza parte con questo lavoro qui che l'abbiamo visto negli scorsi video. Allora, in questo terzo giro di accordi, Jimmy il primo accordo parte così. Scusate. Il secondo accordo così. Allora, riepiloghiamo. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, e siamo al secondo accordo del terzo giro. Poi fa così. E siamo al terzo accordo del terzo giro. Poi al quarto accordo del terzo giro fa questo lavoro qui. Scusate, così mi ero confuso. Così. Per farlo lentamente è sempre più problematico. E siamo a questo accordo. Praticamente al quarto del terzo giro. Poi, quando entriamo al quarto giro, fa la solita cosa. Però la fa così. 2 volte e nella seconda la allunga. Perché la allunga? Lui praticamente adesso fino alla fine fa questo movimento. Però quando entra il primo accordo dell'ultimo giro, lo fa cadere così. E poi riprende 5 volte e al quinto colpo fa una cosa del genere. E poi chiude così. E poi c'è la parte bam 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 bam, quella là famosa, insomma, di Brano e Joe. Allora, spero di aver fatto capire tutto. Comunque, in sintesi, al terzo giro che è questo, tutto insieme esce una roba del genere. Questo. E questa parte qui è già al primo accordo del quarto giro. Poi si riprende così, vediamo se mi riesce. No, scusate, allora. Poi 5 volte. 4, 5. E lo fa coi denti, ovviamente, tutto calzando dentro il tempo.
Bene, allora adesso vediamo le parti dettagliatamente. Questa ve l'ho fatta vedere al video precedente. Questa praticamente colpisce il undicesimo tasto della sesta corda, tre volte, poi un'altra volta e poi due volte il quattordicesimo della sesta corda. Quindi poi, dandogli il senso giusto, alza il quattordicesimo tasto della quinta corda, batte l'undicesimo della sesta e alza il quindicesimo della sesta. Poi fa questa progressione praticamente. Batte il tredicesimo della quarta, martella il quattordicesimo e il quindicesimo e poi alza al quattordicesimo della quinta. Poi fa la solita cosa che abbiamo fatto all'inizio. Praticamente col mignolo tiene fermo il quattordicesimo della quinta e con l'anulare e le altre dita che aiutano alza il tredicesimo della quarta e fa così due volte e qui cade l'accordo. Poi quando va all'altro accordo parte così, allora l'accordo precedente, poi riparte e fa cinque volte. Poi da 2-3 colpetti al quinto colpo, alla quinta alzata e poi, scusate, quindi 3 volte coi colpetti e poi il finale. Questa parte qua la fa che già ha tolto la chitarra dai denti, la fa con le mani che le mani vanno da sole praticamente. E poi bam bam bam, c'è la parte classica, spero insomma di aver spiegato meglio possibile, ma chi è magari appassionato di questo genere di assoli di Jimi Hendrix sicuramente ha trovato molti spunti da lavorare. Questa era la parte difficilissima. Praticamente sto premendo la quinta corda è stoppata, le altre due suonano. Era la parte finale dell'assolo del grandissimo Paul Manners, difficilissimo assolo della canzone Mi sembra sia dentro l'anima, che finalmente sono riuscito a ricostruire, a capire la parte finale. E, beh, ovviamente è impossibile suonarlo come lui perché lui è un onnipotente, però cerchiamo di imitarlo il più possibile per imparare da lui, anche da lui. Prossimamente faremo un tutorial su quel grandissimo assolo, cercando di farlo il più possibile, simile il più possibile, però se mi sfugge qualche, cioè se faccio qualche imperfezione, perché stiamo toccando veramente cose sacre, cose veramente difficili da fare, non come le classiche canzoncine da pentagramma. Bene, siamo riusciti a concludere questo assolo del grandissimo Jimi Hendrix, ne faremo altri prossimamente. E qua il problema nel fare questo assolo non sono le note di per sé, perché per esempio se voi rallentate un assolo di Do di Battaglia o di Andrea Braido,
Ovviamente il computer ha seri problemi a capire le note. Non solo di Hendrix, il computer riesce a capirle, però è il come le fa. Rallentandolo si sente che proprio fa dei ritardi, degli anticipi, veramente disegnati, perfetti. E qua fa tutto ciò fa una delle tante cose che fanno la grandezza di Jimi Hendrix, che qualcuno lo definisce il più grande al mondo. Io sono della teoria che no, non c'è solo lui, però comunque ha i suoi meriti, ovviamente. La grandezza c'è.